Quando siamo a mare è possibile distinguere i capodogli da tutti gli altri cetacei proprio perché il soffio è rivolto in avanti di 45 gradi e quindi non perfettamente verso l'alto. Questa è proprio una delle caratteristiche principali che permette ad esempio di distinguerli dalle balenottere che invece soffiano completamente verso l'alto. Lo sfiatatoio del capodoglio in particolare è nella parte sinistra della testa in avanti. E se ci mettiamo proprio in questa posizione sotto lo scheletro del capodoglio, è possibile distinguere sotto il cranio le due aperture delle narici. La sinistra, che è molto più ampia e porta proprio alla fine del testone del capodoglio, dove c'è appunto lo sfiatatoio, e la destra invece, che è molto più piccola, ha un buchetto che vediamo molto più piccolo proprio perché porta a quella camera interna che permette di emettere quei click di cui abbiamo parlato, che servono per l'ecolocalizzazione dell'animale stesso.